un'esortazione piuttosto forte. Non ti dice, ascolta Israele. Cioè, se io voglio parlare con qualcuno e voglio che qualcuno mi presta attenzione, non dico, scusate, ascolta Israele. È imperativo, è autorevole. Nel Mosè, nel dire ascolta Israele, il Signore Dio nostro è uno, quello che lui vuole dire, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è uno, così come era uno il Dio di Giacobbe, il Dio di Abramo, di Isacco, eh? Alleluia, come dire, è importante che voi continuiate ad avere fiducia così come Abramo ha avuto fiducia, perché lascia che ti dica o che ci diciamo insieme, andare o camminare nel deserto, un luogo che dove tu non sei mai stato o stato, non ci siamo mai stati, un luogo che noi non conosciamo, è un, come dire, apparentemente è come se dire, come se Abramo andasse avanti secondo il suo istinto. E non c'era il GPS, eh? Non c'era manco il telefono per dire dove devo andare. Oggi parlare di Abramo è facile per noi, ma quante volte noi ci siamo, come dire, io ho avuto ansia a volte quando anziché andare in una strada mi sono trovato in un'altra strada. Ho avuto un'esperienza quando siamo andati in Sicilia, dovevamo andare a lottare in una delle montagne, delle Nebrodi, a Messina, navigatore, ha fatto fare una strada dove mia mamma si è sentita male per la paura, mia sorella era ansiosa, e poi mi diceva, ma sei sicuro? E io non rispondevo, perché stavo pregando. Ho chiesto ad un signore con un pick up, scusi, ma questa strada ci porta a foresta? L'unica parola che ho capito è stato sì, e mi ha rincuorato. Poi ha parlato un dialetto stretto messinese, che facevo sempre così, non ci ho capito nulla, però avevo memorizzato sì. La nostra attitudine deve essere quella di avere fiducia in Dio. Amen. Come dire, ascolta Israele, se noi abbiamo un'attitudine dell'ubbidienza, della fedeltà, del rispetto nei riguardi di Dio, non stiamo facendo niente di nuovo, altri lo hanno già fatto prima di noi, perché Gesù è il creatore, alleluia, alleluia, lui è stato e continua ad essere Dio nei secoli, dei secoli. E poi dice verso 5, leggerò fino al verso 9, dove dice tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore. Ovviamente questo è uno degli argomenti chiave, con tutto il tuo cuore. E quando si parla di cuore, ovviamente si fa riferimento con tutta la mia emotività, con tutto il mio carattere, con tutta la mia attitudine, perché ovviamente non fa riferimento tutto. Perché se io sono innamorato di mia moglie e le dico ti amo, non è che il mio cuore pulsa di più. Continua a bussare, anzi se bussassi di più vedo via la vasicca per farmi rallentare. Ma è un'attitudine, e ovviamente se io amo mia moglie non posso soltanto dirlo a parole, la mia attitudine deve essere tale da dimostrare che io l'amo, e quindi posso dirle io ti amo con tutto il mio cuore, non c'è un'altra donna nella mia vita, prima c'era mia mamma, nel senso ci voglio sposare, ma c'è ancora mia mamma lì, però volevo dire, nel momento in cui mi sono sposato, il mio sentimento, che è diverso dall'amore che ho per mia mamma o come donna, è diverso dal sentimento che ho nei riguardi di Valentina, posso benissimo dire amo mia moglie con il mio cuore. Amen. Non ti ho mai tradita. Amen. Amen. Non abbiamo dal punto di vista spirituale. La nostra attitudine è stato quello di dire allora adesso faccio un colpo di testa, quella è un'attitudine sbagliata, o oh, adesso non vado in chiesa perché sono andata negli Stati Uniti, adesso non vado in chiesa perché il pastore non mi ha salutato,
ma lui non ti ha salutato perché non ti ha voluto salutare, probabilmente ha parlato con qualcuno, ma tu ti sei fatto avanti o fatta avanti per salutarlo. Io non faccio questo perché vorrei fare quest'altro. Quest'altro non si sta facendo, comincia a fare le piccole cose, poi magari comincerai a fare qualcos'altro. La mia attitudine qual è? Posso parlare io giovane, la mia attitudine non deve essere quella di farmi vedere dagli altri, mostrarmi dagli altri, così come ho detto altre volte e ci metto il punto esclamativo. La mia attitudine non è quella di cantare contro il coro giovanile, la mia attitudine deve essere quella di cantare per il Signore. Se io non sento la tua voce in chiesa, non posso sentire la tua voce alla conferenza, perché se sento la tua voce alla conferenza c'è qualcosa che non va nella tua attitudine. Se io voglio far parte, se piace Dio, ti prenderai in futuro il programma GM, giovani di missione, ma se tu non hai fatto l'evangelismo a Roma e tu vuoi andare in missione a Catania, io a Catania dirò Roma. Roma, a Catania ci stanno gli arancini, e bene, se vai qui da Mondo Arancina che ti compri. Oh, ma Catania c'è la Catania, quando andare in vacanza te la mangerai. Capite forse la differenza della mia attitudine? Ascolta Israele, ascolta Chiesa, il Signore Dio continua ad essere qui. Se tu lo stai ubbidendo, stai facendo bene, stai esaminando bene, raccoglierai bene, ma già lo hanno fatto altri ed altri continuano a farlo insieme a te. Alleluia. Abbiamo bisogno di amare il Signore con tutto il nostro sentimento. Dobbiamo essere disposti a fare, a iniziare, come dire, tutto quello che noi possiamo farlo, dobbiamo farlo cominciando, come dire, da casa nostra. Per quanto mi riguarda, questa è la mia Gerusalemme, la mia casa. Se io farò qualcosa qua, allora sarò in grado di poter fare qualcosa da un'altra parte. Se non ho mai fatto evangelismo, come pretendo di fare parte di un gruppo evangelista? Amen. Alleluia. Lo amerai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore. È come dire, le devi scolpire nel tuo cuore. E come vuol dire, se io non servo il Signore oggi, probabilmente non lo servirò più. Se io non sarò fedele al Signore oggi, non lo sarò più. Per la sola questa è quindi queste parole che oggi io ti comando rimarranno nel tuo cuore, come dire, se sono nel tuo cuore saranno tue figli. Amen. Se qualcuno è in chiesa da più anni è perché tu hai scelto di servire Dio e che Dio continua a benedirti, ma tu continui a servirlo perché non è un'opportunità, è una scelta di vita. Lei inculcherà i tuoi figli. Ovviamente oggi parlare di inculcare, ovviamente questa è una traduzione. Lei insegnerà, sarai da esempio per i tuoi figli. Amen. Ne parlerai quando sarai seduto a casa tua. Amen. Nel mondo della società moderna, detto da persone che non conoscono Dio, me l'hanno detto a me, a casa non si parla più. Cinque persone, cinque telefonini accesi. E molte volte io, se fossi là, farei la preghiera, Signore, brucia tutti i cinque telefonini, ma brucia, tornando la laser accesa. Cosa parliamo con i nostri figli? Non bisogna per forza parlare di chiesa. Parlare di cosa hanno fatto a scuola. Parlare se sei contento, se sei contento. I nostri figli, una delle cose che dico a noi genitori, noi non dobbiamo fare la parte del cervello. Se tua mamma non è a casa, volesse farti la parte del cervello, tu fai una lei la parte del cervello. I nostri figli devono servire Dio per l'esempio che noi abbiamo dato. Non per imposizioni. Se io avessi dovuto trascinare uno dei miei figli in chiesa, sicuramente oggi non sarebbe più.
e i nostri figli hanno sempre saputo quello che è giusto e quello che è sbagliato. Se c'è qualcosa che tu hai sbagliato, io non ti fregasso di botte, ti dico, puoi migliorare. Anch'io sono stato della tua età, certo, è meglio che tu non faccia questo errore. I nostri figli devono potersi sfogare con noi. Devono poter vedere i genitori che non li portano soltanto in chiesa, ma che a casa pregano, che a casa non usano parole volgari, che ci sia positività, perché ripeto, dal punto di vista umano, chi è senza peccato scagli la prima pietra. E un uomo che dice a una donna che è senza peccato, io li porto a letto, è importante, è una nostra responsabilità. Ovviamente mai dire mai, ci sono figli che nonostante i genitori hanno fatto del loro meglio, hanno fatto la loro scelta, quindi, ma un genitore deve poter dire da parte mia non mi sento addosso nessuna colpa. Ma in ogni caso noi genitori abbiamo la promessa da parte del Signore, credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu dalla casa tua. Quindi la nostra attitudine deve essere quella di continuare a pregare, chiedere al Signore, amen, essere fiducioso, questa è la nostra attitudine. Quindi quando siamo seduti a casa, quando cammini per la strada, ovviamente ci sono dei manichini, soprattutto l'abbigliamento femminile è sempre più chic, per dire la pulita. Ed è vero, le femminucce sono sempre attratte, sono attratte dal braccialetto, sono attratte dal rossetto, vero? Ma se tu genitore gli compri l'anello, gli compri il braccialetto, gli compri il Barbie con il rossetto, tutto quello che tu dici con quel gesto lo hai distrutto. E non dobbiamo neanche dire Gesù non vuole, perché rischieremmo di far odiare Dio se è bella così come sei. Amen. Amen. Ovviamente mercoledì un giorno di ammaestramento, ma credo che sia doveroso questo. Amen. Ripeto, non è che fa parte del carattere delle donne, no? Magari noi uomini ci mettiamo una magliettina, un po' del genere nei capelli, perché come la donna è giusto, è fatta così, Dio ha fatto così la donna, e sarà fatta così. Però è anche vero che non possiamo dire che questo Gesù non vuole, che questo Gesù non piace. Noi dobbiamo insegnare ai nostri figli la dottrina, ma la dobbiamo insegnare con il nostro comportamento e con le nostre parole. Quindi la cosa che ho sempre detto, continuerò a dire, anche se ovviamente c'è un problema in chiesa, non dobbiamo mai coinvolgere i nostri figli. A qualcuno in privato l'ho detto, forse anche pubblicamente l'ho detto io, ma il mio ufficio con mia moglie, anche quando i nostri figli dormivano, è sempre stata la camera da letto, mai in cucina, mai nel soggiorno. Quello che dovevamo dirci o il problema che c'era era un discorso che finiva lì, iniziava lì e finiva lì, ma i nostri figli non dovevano essere coinvolti. E molte volte, e questo neanche dico di smettere, a me dispiace quando colgo in giro certe voci che potrebbero anche essere, come dire, bene, nel senso c'è ragione in quella situazione, ma poi quel problema diventa così grande che anziché un palloncino che si sgonfia diventa una mongolfiera. E quella è una brutta attitudine, perché rischieremo di guardare quella persona con l'occhio storto. E magari le informazioni, per una ripicca, per qualsiasi cosa, sono state così ingrandite e così deformate, che quella poi non è più la verità, quella poi diventa un'invenzione. Amen. Amen. Alleluia.
quando sei coricato e quando ti ami. Le legherai come un segno alla mano e saranno come frontali tra i tuoi occhi. La mano è la parte più esterna del nostro corpo, dove tutti quanti vedono le mani, no? Sì. Se fa freddo ti metti una sciarpa, ti metti le mani stanno lì. Quindi la nostra fedeltà, la nostra ubbidienza, questo è qualcosa che oggi fanno gli ebrei quando pregano. Io li ho visti, non so se l'ho detto nel mio discorso, c'è un laccio di cuoio con un cubetto dove dentro c'è il Pentateuco, quindi i primi cinque libri della legge. Ovviamente è impossibile leggere, ma con 10 leggi di ingrandimento, dove loro si legano questo nel braccio, quindi tengono nella mano, mettono questo cubetto, questo cubo dove c'è questa Bibbia, usiamo così per convenienza, se la leggono nel braccio, e poi c'è un laccio dove qui c'è questo ciondolino che sarebbe questa Bibbia, il Pentateuco, messo qua, e loro se la leggono. È come voler dire: Signore, io leggo la mia vita alla tua parola. Signore, io mi leggo a te. E se io mi leggo a Dio, Signore, la mia attitudine è che io voglio dipendere da te, che io confido in te, che voglio fare quello che tu mi dici. Amen. Le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Vi ricordate quel segno, quell'oggetto che c'è nella... eh? Sì. Quello che c'è lì. Ovviamente l'ho già detto, ma Marisa, sai dov'è? Lo posso prendere? Così lo sono fatto nuovo. Quando comprammo quell'oggetto, c'erano tante di queste cose, tutti gli ebrei ce l'hanno davanti alla porta d'ingresso, e tra lì c'è pure l'avvocato dove abbiamo stipulato il contratto della dilocazione della chiesa. Questo lo vedete. C'erano tanti di questi oggetti, però uno di questi, prendilo a mano. E gli occhi mi sono andati su questo oggetto, cioè su questo, questa scrittura. Quindi l'ho comprato. E poi disse alla guida: ma che cosa significa? E quando lui l'ha guardato, ho detto: sai che te devo dire? Questa sono dei caratteri veramente della lingua aramaica, molto antica. Però dice: adesso io ne parlerò col professore, non so con chi ha parlato, no? Non so se la mannata, quello mi chiamo e dice: sai cosa voglio dirti? Questo che tu scrivi, che tu leggi, è quello che noi leggiamo nei salmi, dove dice l'Eterno, Davide lo riporta in parole sue, ma Dio parlando al popolo di Israele, ovviamente nel libro dei salmi ci sta scritto, ma nel popolo di Israele dice: io guarderò, ti guardo, in poche parole, dice: io guarderò la tua uscita e la tua entrata. In realtà l'attenzione dice: io ti guarderò quando tu uscirai da questa casa, perché tu lo metti nella sud della porta, io ti guarderò quando tu uscirai da questa casa e ti guarderò anche quando tu entrerai in questa casa. Ti dico, sono stato contento di prendere questo oggetto, infatti non l'ho neanche portato a casa perché ho comprato solo questo e l'ho voluto lasciare in chiesa. Per me questo è stato un grande sermone veramente, che Dio mi guarda la mattina, Dio ci guarda la mattina quando noi usciamo da casa nostra, e la nostra attitudine non dovrà essere: oggi farò chissà che cosa. Signore, nelle tue mani la mia. Magari ci siamo raccomandati prima di uscire di casa, ma continuiamo a raccomandarci, perché la nostra attitudine deve essere quella di dipendere da Dio e insegnarla ai nostri figli. Perché non basta dire: diciamo grazie a Dio per la colazione, bene, e grazie a Dio per il pranzo, bene, ma i nostri figli devono sapere la ragione per cui noi ringraziamo. Perché potrebbero pensare: se non ringrazio Dio non mangio più. È un modo per abituarli a ringraziarli. Amen. E fin qui il verso 9, credo che da qui non ci possiamo muovere di più, perché dopo di qua volevo andare io nell'Evangelo di Matteo,
se mi permettete lo leggo, sempre capitolo 6, quindi del volume 6, Matteo 6, del verso 19, magari lo leggerò e poi invece di Dio riprenderemo. Leggerò il verso 19, il verso 34. Dove dice: non vi fate tesori sulla terra, dove la vignola e la ruggine la guastano, e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove non c'è né vignola né ruggine che la consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Poiché dove il vostro tesoro, lì ci sarà anche il vostro cuore, la vostra attitudine. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Le cose belle sono belle per tutti. Anche le cose sbagliate sono sbagliate per tutti. Amen. Amen. E a volte il nostro occhio, a volte si pensa soltanto dal punto di vista di vedere delle cose che non si dovrebbero vedere, o delle donne che non sono vestite in maniera decorosa, che vanno lì. A volte il nostro occhio è vedere come gli altri si comportano. Non sono affari nostri. Amen. Non sono affari nostri. Perché il giudice non sono io. Amen. È Dio. Gesù ha detto che chi giudica sarà giudicato. E una delle cose, l'ho detto a te, ne parlavamo insieme durante le feste ad agosto, e giustamente a te mi diceva: papà, in base a quello che noi parlavamo, quando Gesù ritornerà, la Chiesa sarà rapita in cielo, ma non per essere giudicata. Dio giudicherà coloro che saranno condannati e giudicherà coloro che avranno deciso di morire per Cristo durante i 7 anni della grande tribolazione. Dio, loro saranno giudicati dicendo: ok, avete dato il vostro sangue, allora il giudizio non è colpevole ma salvato. Amen. Alleluia. E dice: la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ecco perché dobbiamo essere luce, non portalampada, luce. E molti sono portalampada, ma se non c'è la lampadina non c'è luce. Ma se il tuo occhio è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre? Che cosa vuol dire? Non sei un esempio. Nessuno può servire due padroni, due signori, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e difenderà all'altro. Voi non potete servire a Dio e Mammona. Perciò vi dico: non siate con ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, né di che vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono i granaggi, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi più, molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un suo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i giri del campo, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi,
o uomini di poca fede? Non siate dunque nella città dicendo che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani coloro che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Già Dio lo sa, ovviamente non è questo tempo, ecco, di prossimo. E poi verso 33 Gesù dice: ma cercate prima il regno di Dio, la nostra attitudine qual è? Cercare prima il regno di Dio oppure cercare qualcos'altro? Amen. Alleluia. E la sua giustizia. Il vendicatore dell'OPC non esiste. Amen. Gliela faccio pagare io? Non esiste. Dio e la sua giustizia. Amen. Perché se Dio avesse voluto, presa in piedi, avrebbe potuto chiedere conto anche a noi per favore. Padre nostro, perdono i miei peccati, o rimetti i miei debiti, così come tu li rimetti a me. Quindi se ho sbagliato contro di voi, tranquillizzami, perdono. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Poi verso 34, non siate dunque in ansietà del domani, perché domani si prenderà cura per conto suo. E poi dice: basta a ciascuno il giorno del suo affanno. Qualche altra versione dice della sua fatica. Dio conosce la tua fatica. Dio la conosce. Sapete quante volte mi sono lamentato di Dio? E sono contento che Dio non mi ha risposto. Mi ha lasciato parlare. Sta zitto. Ma l'attitudine, in ogni caso, non deve essere la nostra, quella del ribelle, ma che il Signore faccia la sua volontà nella nostra vita. Amen. Grazie a Dio. Invece il Signore, mercoledì prossimo, riprenderò questa scrittura. La questione del sermone, ovviamente